Allora, finisce questa stagione, l'epilogo praticamente arriva con la finale di Coppa Provincia Latina, due squadre che si sono battagliate nel corso della stagione, amarezza da una parte con il tecnico Simone Stetini e contentezza sicuramente con tanta gioia sul volto di Zappalà. Iniziamo non per dovere di cronaca, un po' andiamo con la scaletta al contrario. Mister, l'amarezza rimane arrivare fino a questo punto e poi non vedere alzare il trofeo? Beh sì, l'amarezza rimane sempre, ma abbiamo incontrato sicuramente un'ottima squadra che ci ha messo in difficoltà soprattutto il primo tempo, abbiamo rischiato di prendere 2-3 gol, poi nel secondo tempo siamo andati un po' meglio noi, ma alla fine poi la lotteria dei rigori è cioè una lotteria, quindi ci può stare insomma aperte. Nonostante ciò non cancella tutto il buono di fatto nei 3 anni e soprattutto quest'anno arrivati a 3 punti dall'Heracles in finale, anche se per 6 rigori, ma siamo arrivati in finale, comunque ci siamo arrivati e quindi ringrazio tutti i miei ragazzi per la stagione fatta e per tutti gli anni che mi hanno seguito. Ecco, hai sintetizzato brevemente, ma il concetto è chiaro, a chi doveva capire l'ha capito. I tuoi ragazzi, sicuramente c'è l'amarezza, ma rimane quel grande lavoro iniziato 3 anni fa e poi praticamente arrivati fino a questo punto. Non arriva il successo in Coppa, però si riparte proprio da questa sconfitta per continuare, sì, a fare una stagione migliore. Si dice che dalle sconfitte si impara, noi cercheremo di imparare il più possibile da questa sconfitta. E comunque la gara ha detto che comunque è stata molto equilibrata, più o meno abbiamo avuto le stesse palle e gol, quindi però ecco, poi dopo la lotteria dei rigori ci ha condannato, ma ti ho detto, tutto non cancella tutto il lavoro fatto e la stagione fatta. Però complimenti alla Dina Scalo per la Coppa. Grazie. Bene, nonostante tutto arrivano anche gli elogi da parte del tecnico, tra l'altro poi lui tanti anni fa era riuscito ad alzarla la coppa insieme a due tuoi compagni di squadra che tra l'altro purtroppo l'ironia della sorte per loro li ha condannati. Allora Zappalà, arriva questo successo per te poi dopo tanti anni di calcio a 5, di futsal, qualche merito in questa vittoria c'è da parte tua? Diciamo che l'ho voluta a tutti i costi, me la sono presa parando 3 rigori, lo voglio dire. Detto così sembra quasi che proprio siamo all'epilogo finale anche della tua carriera. Ma no, a parte gli scherzi, è stata una partita equilibrata, l'abbiamo impostata in modo difensivo su un campo enorme, non potevamo reggere l'arco di 60 minuti nel fare pressing continuo, abbiamo impostato una partita difensiva, siamo andati in vantaggio, abbiamo cercato di tenere, alla fine ci hanno segnato perché sono stati bravi anche loro. Ecco, durante la partita non ci sono state delle forti accelerazioni, campo volgimenti di fronte sì ci sono stati, però è stato un ritmo molto blando. Ti aspettavi di arrivare ai rigori? Sì, sinceramente sì, perché è stata una partita molto equilibrata, non se ne usciva, non c'erano occasioni lampanti da nessuna delle due parti. C'erano sì, ma erano piccole, non erano da epilogo finale della partita. Quindi il tempo scorreva velocemente e ci siamo ritrovati ai rigori. E lì abbiamo vinto per 2 anni di seguito la stessa coppa. Questo lo voglio ribadire.